Amici, proseguiamo con Layla su SkyArt, però col telefono a caricare. Credo di dovrebbe. Va bene. Non mi è ben chiaro come funziona, ma va bene. Va benissimo. Bella. Adesso accadrà la nave, eccolo lì. Poi ci riparlerà l'uccellino. Ci dirà che la direttrice d'orchestra sta arrivando. Non mai ho capito. Hai appena fatto qualcosa che l'elefante non è riuscito a fare per tanto tempo. Qualsiasi verso sia. Lo so, il nostro canto è orribile alle tue orecchie. Ma vederti saltare dalla nave alla deriva mi ha fatto sbellicare dalle risate. Ho riso di cuore. Grazie, umano. Ah, l'ho fatta ridere, ok. Ecco che intendevo. Cos'è, non vedi più? Bene. Bene. Madonna. Mi gira la testa, cazzo. La pressione è bassissima. Oggi penso che muoio. Un filino drastico, potete dire. Però. Salve! Tutti gli spiriti, sei tornata. Giusto in tempo, signorinella, o almeno spero. Mi piacerebbe festeggiare la tua vittoria sull'ennesimo generale, ma siamo in grave pericolo. Il capitano della flotta di navi volanti è atterrato sull'isola, fuori dalla portata del mio radar. Sta andando dritto verso il nucleo. Se non riuscirai a fermarlo in tempo, saremo spacciati. Sarà la fine per l'arca arcobaleno e probabilmente anche per l'umanità come la conosciamo. Mi sembra effettivamente una tragedia di dimensioni bibliche, ma voglio cambiare controllo. Posso? Ovviamente no, dopo aver utilizzato questo, ovviamente no. Quindi faccio una mossa. Dove cazzo devo andare? Configgia. Ma sono al boss finale? Posso dire che mi sembra onestamente pristino? Non aveva ripreso la registrazione. Dobbiamo andare negli abissi. È lì il proseguimento della missione. Ed è pieno di roba. Proprio pieno di gente. Gente sgradevole. Perché i nemici sono aumentati tanto, ma le munizioni sono inspiegabilmente diminuite tanto, quindi è un attimo così. Io ho capito adesso come funziona questa cosa. Ok. Perché qui ce ne sono due. Qui c'è il puttanaio. Ok. Vediamo se. Ok. No. Cazzo. No. Ok. Benissimo. Ora posso capire che cazzo fai qui.
Però, di come ci vado. Io avevo schivato in un'altra maniera, però vabbè. Sì, perché col cazzo che con questo combat system mi metto a combattere roba del genere. È proprio fuori discussione. Questo è? Cara mamma, come va la vita nell'aldilà a una vecchia strega come te? Continui ancora ad attirare bambini innocenti nel tuo calderone di insulti e lamentele? Ok, lo ammetto, ho detto una cattiveria, ma non mi sei mai sembrata come i quattro eroici amici dei racconti buddisti di papà. Sembravi più la strega cattiva dei fratelli Grimm, quella che prima rimpinzava i bambini di schifezze e poi li cucinava e li mangiava. Forse era per via di quel tuo isterico sghignazzare. Onestamente credo che mi manchi la tua risata. Il senso dell'umorismo scarseggiava qui nella base. C'è solo una persona che mi sorride sempre quando mi vede. A ogni modo, alla prossima, strega. Madonna. No, devo continuare qua su, in realtà. Ok. Va bene. Ma perché no? Io come... quella tastiera, come cazzo... Ah, è questo. Vabbè, ti prego. Cioè... con la tastiera è inutilizzabile. Perché? Perché? Ah, ecco perché, perché non... Gesù! Devo fare così. Devo trovare un altro posto dove salire. Che è quello. Via. Ma coglioni, oh. Credo almeno, non lo so. Allora, andiamo di qua. Via. Qui giù. Ok, pensavo di non poterlo fare. Ok. Sì, devo fare un casino immenso per ritornare lì. Vabbè,
proprio un casino di quelli meravigliosi. No, ho anche sbagliato. Pensa un po'. Pensa un po'. No. Ma ci sarà un modo per vedere qualcosa lì, no? Cioè non. Ok. Non lo so. Lì da dove siamo appena arrivati. Ok. Ok. Io sto andando completamente alla cerca, non vedo un cazzo. Mi sento un po' Yume Nikki. Ti va di. Ok. Lei è un coniglio. Oh. Ah, finalmente è arrivata la guerriera. La tua reputazione di sussurratrice degli spiriti e di distruttrice di navi volanti ti precede. Beh. E qui la gioia finisce. Questo non è un gioco dalle Leporti. È qui che il vero attacco ci prende a calci sulla coda. Benvenuta nel nucleo. Gentile da parte tua. Però ovviamente non funziona niente. Partito il video, ottimo così. Proseguiamo. Dopo aver parlato con il più inquietante del mondo. Facciamo così. Esatto. Oh, che carini, tutti riuniti. Aia. Sì, ma si è incastrato nel. Non era colpa mia. Ok. Oh, vabbè, ma che cazzo! Ma davvero? Ok. Vaffanculo, ho perso un occhio. Sti cazzi. Buongiorno. Non è che devo andare di qua. Cosa abbiamo? La strada giusta. Ok. Ah, cazzo, subito? Posso dire di essere perplesso. A meno che non fosse un'illusione. Ah, per mille leporti, hai visto come ho distrutto quella nave volante? Ecco come si combatte. Ma la direttrice d'orchestra è scappata. È diretta verso i propulsori dell'isola. Devi inseguirla, non perdere tempo. Vai, Acilepe! Vai, ora! Ma quindi mi hai tolto il divertimento? Ora mi aveva dato la mappa. Ah no! Mamma, ci sono esplosioni e gente che bussa alla porta. Devo andare via, ma non voglio lasciarti. Santo cielo, è arrivata la mia fine. L'ho detta con l'intonazione sbagliata. Santo cielo, è arrivata la mia fine. Mamma, ti perdono. Ti perdono, ti perdono, ti perdono.
Cazzo è successo? Io ve lo giuro e non ho capito neanche. Pioniera non ci ho proprio capito un cazzo. Ok. Qui cosa abbiamo? E dove mi porta, ecco. Ah, ok. Ma non vedo niente lì. Ma perché questa scelta? Via. Il battito, l'estensione, l'armonia non hanno alcun significato singolarmente. I tuoi sforzi per distinguerti mi addolorano. Per fortuna, tutti i membri di un'orchestra sono sostituibili. Tutti! In piedi. Ma la musica? Ok, aia. Aia. Il problema sai qual è? Che non ho. Ok. Ho finito. Le munizioni. Ah, ma questo mi funge anche per attaccare. Che mi funge anche l'arma. Vabbè, ma Dio. No. Santo Dio! Ok, quanto ne ho? Va bene. Dai, non fai un cazzo. Il problema è che ogni volta mi devo riaffrontare la schiera di stronzi. Ok. Merda! Merda! Questa cosa è incredibile. Ok. Merda. Ok. Ok. Ma la musica è meravigliosa. Questa che cazzo è però? Aspetta. Non mi ricordo. Dio. Il problema più grande è rifarmi questo ogni volta, questi 5, ma perché?
Sperando che poi lei sia davvero la... la fase finale, non... Ok. 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 Vabbè, ma gli sono proprio andato addosso, cioè... Dai! Ok. Ok. No? Ahia! Ok. Via. Ah, papà, papà, papà. Ok. 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 Merda. Madonna, ma non vedo un cazzo con quella roba lì, è quello il problema più grande. Ci sono troppe cose su schermo, decisamente troppe cose su schermo. Cioè non riesco veramente a capire che cazzo sta succedendo. Allora. Via. Ah, ma così la vedi... Oh, ok. 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 E che cazzo però, dai. No. Dai, no. Mi stanno chiamando addirittura. Col santo di merda. No. Non vedo un cazzo, non vedo. Non vedo un cazzo. Capite che c'è un problema effettivo, no? Se non vedo io... Ok. E muori, Cristo Santo, muori! Oh
Una di vita. E beh, non si vede un cazzo! Cristo Dio! Non si vede un cazzo! Ci sono troppe cose sullo schermo, come Cristo faccio a vedere qualcosa, puttana Eva! Non si vede niente, non si vede veramente niente. Ehi. Via. Via. Dai. Ok. Ok. Siete voi il problema maggiore alla fine. Perché? Beh, forse soltanto lei. Forse soltanto lei, davvero, uno di Ebbe, vabbè. È difficile, basta. Ma così? Cioè, quanta cazzo di roba c'è sul schermo? Cristo! Via. No. Ok. No. Sbagliato, mi serve questo. Ok. Non vedo niente, non vedo. Ecco, davvero Cristo? No, dimmi che l'ho presa, ok. Ce la faccio a togliermela? No, non me la non la posso più togliere. No, eh. Fanculo. Che casino. Umana. Suona pure tutti gli assoli che vuoi. Non sarai mai libera. C'è una direttrice d'orchestra in ognuno di noi. E controllerai il tuo universo. Spero di no. Complimenti, Laila. Hai sconfitto l'impero e salvato l'isola. Ora torna e conta le pecore. Le pecore. Gli spiriti non sono uniti. Il codice si sta frammentando. Abbiamo bisogno di te, Red. Ciao.
qua. Io prendo di tutto. Torno dal dottor padre signore. Ma se io avanzassi? Vediamo di raccogliere tutto quello che mi è stato, che mi hanno droppato. Vi alto? No. Prossima parte.